Stasera Sky Calciomercato speciale mondiali che andrà in onda, immagino, per tutto il periodo del campionato. Adesso alle 23 e poi da quando comincerà il mondiale alle 23:30. 23:30, fantastico, peraltro è, come dire, è anche un modo molto leggero di entrare nelle pieghe del calciomercato, una trasmissione atipica e molto bella, condotta da Bonan con Gianluca e gli altri che insomma ci danno dentro con le notizie di mercato e con le curiosità che riguardano per appunto il calcio italiano e internazionale. Grazie Gianluca, un abbraccio. Ciao Enzo, ciao a tutti, arrivederci. Grazie. Allora, abbiamo fatto il pieno di notizie di calciomercato, Vabbè, molte. nulla di inedito, ma. Però qualcosina, ad esempio su Giovinco, credo che quello che ha detto Giovinco, no, Gianluca. questa era quello che noi immaginiamo. Credo che lui abbia confermato quella che mi sembra oggettivamente un'ipotesi credibile. Cioè, Giovinco è un giocatore che aspira a piazze un pochino più qualificate, cioè di gente, per esempio, che abbia un minimo di ribalta. L'anno scorso ha detto di no al Palermo Se tanto mi nell'affare dà tanto, Amauri. forse altre squadre per la testa. Esattamente. Fermiamoci, c'è pausa pubblicitaria, poi vi faremo vedere delle immagini di Knezevic, che è un Non mi difensore. Non dispiace, ti lo dico dispiace. subito, no. Knezevic, credo che ci sia qualche altro E obiettivo di Pulsetti mercato mi del dispiace Bari. ancora meno, onestamente. Fermiamoci, fra poco. Rieccoci insieme col Bianchi e Rosso TV Sport. Stavamo anche un po' commentando quanto detto Gianluca Di Marzio nel collegamento telefonico. C'è anche un amico in linea, prendiamo subito le telefonate. Pronto? 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 Eccoci, ciao. Ciao Enzo, sono Beppe. Ciao Beppe, Buongiorno ciao. a te e al tuo ospite. Ciao. Senti Enzo, forse tornando un attimo a quello che è avvenuto su Radio Bari, Sì. probabilmente, siccome più volte anche da Ventura stesso è stato detto che lui vuole una squadra che sia lo 0,1% più forte di quella del Sì. precedente campionato, presumo che i tifosi si aspettino che quantomeno una squadra che debba essere più forte di quella dello scorso Sì. campionato non può prescindere da due giocatori No, ma nessuno lo mette in dubbio, vitali, per carità, non è che noi da due vogliamo vitali come Almirone e condizionare. Baleto. Forse era Ma questo, sai, sì, però sentirselo dire una un po' più cosa è dire, volte una a cosa, chi Beppe, scegli, chi scegli. una cosa è dire questo, come stai dicendo tu, ed è giusto anche i tifosi No, non mancherebbe legittimamente dubbio sperino così niente. meglio. Un'altra cosa è dire che un giornalista fa il ragioniere per conto dei Matarrese. Mi sembra questa, francamente, mi sembra un insulto gratuito, insomma. Che senso? Ti ripeto, ognuno può esprimere benissimo la propria opinione. Forse è questo che ha dato, solamente volevo, non è che voglio giustificare l'intervento dell'altro tifoso che non ho ascoltato, tra l'altro, solo che secondo me non vogliamo noi tifosi ascoltare, ma chi vorresti scegliere? Solo questo, va bene? Ok, Ciao, Beppe, grazie. grazie per il tuo intervento. Ma Allora. può capitare però nella vita, come nel calciomercato, di trovarsi davanti alla famosa domanda delle 100 pistole. Chi butti giù dalla torre? Barreto o Almirón? Solo uno ne puoi tenere. Immagino che questo fosse il senso della cosa. Cioè, se ne de credo No, di aver perché sta capito cosa che è dovendo girata, tenerne so che uno. il Bari si tiene Barreto, si deve So che il Bari tenere, vuol questo tenerli mi tutti e sembra. due, questo Sì, mi però sembra dovendo logico. sceglierne uno, credo che In alla fine. estrema ratio credo che possa optare per Barreto, ma per quello che dicevamo prima, nel senso che è più difficile trovare un giocatore d'attacco come Barreto, nel senso che Barreto è anche un creatore di gioco e non solo un finalizzatore per noi, nel senso che Barreto è molto più giovane e dunque in prospettiva, sia come durata temporale per il Bari stesso, sia come possibile affare da rivendere, può rappresentare qualcosa di più interessante. Cioè, queste sono le considerazioni, immagino, che siano state fatte, Prendiamo non la telefonata, Francesco, altre. pronto? Auenzo, ciao. Eccoci qua in diretta da Grumo. Come stiamo? Tutto a posto? A posto. Quanti siete? Fammi capire oggi. No, una trentina, dai, per piacere Una buoni, trentina. cioè Vabbè. purtroppo. Tre siete, di verità, tre. Però fate macello per 30. Allora, Pino. Lorenzo, innanzitutto auguri a Roberto il Parigino, che oggi è compleanno. Ah, ad Alberto, non lo sapevo. Auguri ad Alberto, allora. Auguri ad Alberto. Volevo salutare anche gli amici di Box 82 di Modugno. Senti, se Giovinco non ci viene. Io propongo Giovino, Giovinio, che vabbè, ok. è un È un giocatore brasiliano. giovane. No, no, Giovinio, no, eh. no, è di Palombaio. Beh, non è male, dai. È motivato, vabbè, Va ok. bene, comunque lo striscione è pronto, è Auenzo alla grande, va Alla grande, bene? va, fantastico, fantastico. Grazie, grazie, un abbraccio, grazie. Allora, queste immagini di chi sono? Sono immagini di Giovinco, eh? Tratte da YouTube, sono immagini di Giovinco, beh, insomma, qualche numero ce l'ha
questo giocatore, ovviamente scherzo, perché parliamo di uno dei talenti in assoluto più grandi del calcio italiano. Io francamente quando l'ho visto giocare con la Juventus mi è sempre piaciuto. Io credo che squadre come la Juventus abbiano così tanti calciatori che alla fine non riescano a valorizzare magari quello. Non riescono a dar spazio a tutti, no? Non riescono a dar sfogo a tutti. Anche perché va anche detto che il povero Giovinco è capitato in un momento della storia della Juventus nel quale non è così facile mettersi in luce, nel senso che chiunque entrava in campo, a parte che lui è stato anche infortunato quest'anno, doveva offrire un contributo tale alla causa, che era francamente fortemente in deficit, da non, insomma, non era così facile. Però Giovinco è un signor giocatore, insomma, che ne parliamo, non ci voglio nemmeno pensare. Cos'è che ti ho detto prima? Se il Bari prende veramente Giovinco e tiene anche Barreto, francamente non voglio essere nei panni di chi si trova a giocare contro Barreto e Giovinco in certe giornate. E questi sono alcuni numeri di Giovinco. C'è un amico in linea, 080-501-9998 per i vostri interventi. Pronto? Pronto, buongiorno Enzo, sono Antonio da Bari. Ciao Antonio, ciao. Enzo. Senti Enzo, io diciamo, parlando con qualche altro amico calciatore, mi sfuggiva il nome di un certo Rosina dietro le ponte per il Bari, per il gioco del Bari. Rosina? Al Torino ha fatto bene. Poi dicevo anche, prima Rosina, Piniglia del... Perché dobbiamo pescare gente? Piniglia è già del Palermo, credo, quasi del Palermo. Ci avevamo fatto scappare Piniglia perché ha fatto un ottimo campionato. Però, scusami, perdonami, Rosina poi... è uno che prende 4 milioni di euro all'anno allo Zenit San Pietroburgo. 4 Rosina. Milioni di euro all'anno. Ah, sì, sì, sì. No, noi li ingaggi, cioè, non li seguiamo. Però li seguirei, nel senso che Bari, insomma, non mi sembra. Perché che avevi informato sugli ingaggi, Mattoluzio quando prende, perché da parecchio tempo che cerchiamo Mattoluzio. Chi questo? Mastronunzio dell'Ancona. Quando Mastronunzio è certamente un giocatore alla portata. Alla portata per il Bari. Lei sa, è certo. Un ragazzo in area di rigore che serve alla portata del Bari. Questo grazie. Dicevo, questo è. Su un'altra cosa, sì. Almeno per, diciamo, volevo fare i complimenti al Trani che sta alla finale dei playoff di eccellenza. Apriamo questa pagina di che ha fatto ieri, ha giocato ieri il Trani ieri ha pareggiato in Sicilia con Noto al 85esimo del secondo tempo. Vabbè, e ci ha ritorno in casa minuti il Trani in questi playoff, diciamo, detto, Trani e tutti quelli di Trani. Ciao Enzo, grazie, un abbraccio anche agli amici di Trani. Il Trani ha perso la prima partita a Molfetta con i famosi due gol negli ultimi tre minuti a tempo scaduto, poi ha segnato sempre al tempo scaduto, per cui non sono sorpreso. Vuol dire che stanno bene fisicamente, vuol dire che stanno bene fisicamente. Trani poi una piazza, Serie B negli anni 60, C2, Bari, a certi livelli. Scherzi. 080-501-9998, abbiamo altre immagini, e questo dovrebbe essere Krenzevic, giusto? Sì. Tu devi parlare dei due del Livorno, no? Perché insomma... a me piacciono tutte e due, Puzzetti e Krenzevic, entrambi mi piacciono. Mm-hmm. E mi sembrano anche due giocatori di buonissima adattabilità al Bari, quello che il Bari vuole da loro. Due giocatori Krenzevic è un centrale difensivo, no? Sì, sì, e Puzzetti è un centrale che si adatta anche un pochino, però due giocatori non troppo, non troppo poco, di quel giusto calibro, in cerca, no, magari del salto di qualità definitivo, che è quello che serve ad una squadra come il Bari, perché poi è inutile farsi illusioni particolari. Al Bari serve gente che o è in cerca di riscatto o è in cerca di definitiva affermazione, altrimenti non ha senso proporsi in una squadra di questo calibro. E mi sembrano entrambi due buonissimi giocatori, così come mi sembra logico che nel cambio con Carobbio e Devezze, che sono due ottimi giocatori di Serie B certamente, Spinelli voglia un conguaglio. Onestamente non mi sento di dargli torto. Questi alcuni interventi difensivi di Krenzevic. C'è un amico in linea, Krenzevic, che ha vestito anche la maglia della Juventus. Sì, pronto.